poc'anzi, un atteggiamento sociale e mentale, è un atteggiamento che può cominciare purtroppo molto spesso proprio dai banchi di scuola, con il classico fenomeno del bullismo, che per sua natura poi, come posso dire, spesso è propedeutico a quei comportamenti sociali che producono alla vita e violenza. E quindi non abbiate, riallacciandomi a quello che ha detto poc'anzi il procuratore, non abbiate poi paura né di denunciare queste persone, assolutamente vi dovete allontanare e isolare, chiunque tenti di sottomettervi con la violenza fisica e verbale. Quindi se già c'è questo atteggiamento, comunque possiamo fare già qualcosa. Ma sinceramente, allora, ragazzi, e questa è una cosa, ora non voglio fare la morale perché non voglio fare qui il papà, io sono qui in veste di poliziotto, scrittore e basta, però vorrei dire delle cose che spesso dico anche ai miei figli, con cui litigo, perché dico, ma che fate, so Facebook, conoscere il Grande Fratello, ma sapete la vita che cos'è, che cosa vi riserverà, insomma, quindi non la faccio comunque, voglio dire che vi dovete sentire più partecipi alle cose che vi accadono intorno, questo è importante, ragazzi. E conoscere le problematiche della vostra città e sentirvi soprattutto utili nel prospettare come posso dire, una soluzione e mettervi in testa che quello che verrà deciso tra l'altro dalla politica di oggi si rifletterà sul vostro futuro, questo dovete avere questa consapevolezza. E quindi è per questo che vi consiglio, questo lo dico, scusate se lo ribadisco ai miei figli, di leggere i giornali, informarvi e avere anche consapevolezza di sapere cosa accade intorno a voi e perché. Perché il problema è anche uno, presto sarete maggiorenni anche chiamati al voto e non potete arrivare impreparati a un evento così importante della vostra, ma anche della nostra vita. Quindi provate a chiedere ai vostri genitori, ai vostri professori, magari in particolare di dedicare, non so se già lo fate, ma qualche ora alla rassegna stampa per capire le cose che accadono per esempio nella vostra città, ma anche in altre realtà. E chiedete poi spiegazioni, cioè dovete essere curiosi, come dico io ai miei colleghi, quando mi dicono i ragazzi alle scuole, come deve essere un poliziotto? Io la prima cosa dico curioso, se un poliziotto non è curioso non può essere un buon poliziotto. E quindi anche voi dovete essere curiosi, dovete chiedere spiegazioni per sentirvi lontani da quello che si muove intorno a voi, cioè dovete partecipare alle iniziative sociali e culturali.